L'uomo conosce il ferro da oltre 5.000 anni, ma soltanto nel XVIII secolo una serie di scoperte in rapida successione apre la strada alla conoscenza di nuovi metalli. Per esempio, nel 1751 lo scienziato svedese Axel Fredrik Cronstedt scopre il nickel. Nel 1778 un altro svedese, Carl Wilhelm Scheele, scopre il molibdeno. E nel 1797, in Francia, Nicolas-Louis Vauclin trova un nuovo metallo a cui dà il nome di cromo. Intorno al 1900 vengono condotti numerosi esperimenti con le leghe di ferro e cromo. Ma nonostante si intraveda l'ottima resistenza alla corrosione, nessuno capisce completamente il fenomeno. Nel 1912, in Germania, Eduard Maurer e Benno Strauss ottengono il primo brevetto per la produzione di acciai inossidabili al cromo-nickel. Oggi, questi acciai austenitici, chiamati anche 18-8, rappresentano il 60% della produzione mondiale di inossidabile. Nel 1913 ha luogo a Sheffield la prima colata di acciaio inossidabile a livello industriale. Il fautore di questa innovazione è Harry Brearley, che mette a punto leghe di ferro e cromo di enorme resistenza. Questi cosiddetti acciai martensitici sono usati immediatamente per i coltelli, le cui lame non perdono il filo e non arrugginiscono. Quasi contemporaneamente, in America, Frederick M. Beckett e Christian Denzeisen trovano un altro tipo di acciaio inossidabile, il ferritico, che oggi rappresenta il 30% della produzione mondiale di inox. Fino al 1920, cioè in meno di un decennio, i tre rami principali dell'albero genealogico dell'acciaio inox, e cioè l'austenitico, il martensitico e il ferritico, sono già spuntati e ancora oggi sono presenti in molti diversi settori. Intorno al 1930, in Svezia, viene messa a punto una nuova famiglia di acciai inox che combina austenitico e ferritico in un'unica lega per creare l'acciaio duplex, allora usato soprattutto nella produzione di cellulosa e di carta. Oggi gli acciai duplex sono molto diffusi, dall'industria petrolchimica a quella per la dissalazione dell'acqua di mare, dove si richiede un'elevata resistenza alla corrosione e ottime proprietà meccaniche. Attualmente, persino intere strutture di ponti sono realizzate in acciaio duplex. Grazie ai molteplici vantaggi offerti, l'acciaio inossidabile è normalmente usato per gli interni delle lavastoviglie, gli scarichi delle automobili, le ringhiere o gli impianti domestici. La vita di questi prodotti è molto più lunga che un tempo e non stupisce che fra il 1970 e il 2010 la domanda di acciaio inox sia cresciuta di 10 volte, da 3 a 30 milioni di tonnellate l'anno. Il tasso medio di crescita a lungo termine è ancora pari al 6% annuo. Oggi l'acciaio inox ci permette di avere acqua pulita nelle zone aride del mondo, di produrre cibo per la crescente popolazione mondiale e di realizzare la produzione in larga scala dei farmaci. Molte industrie si affidano all'acciaio inossidabile per produrre beni a costi contenuti. Con l'acciaio inox molti articoli di alta qualità sono divenuti accessibili e a disposizione di tutti. L'acciaio inox è un materiale ecosostenibile e, se scelto correttamente, ha una durata quasi illimitata. Inoltre, è riciclabile al 100% senza perdita di qualità. In futuro, l'uomo sarà chiamato ad affrontare nuove sfide e potrà rispondere a molte di esse grazie all'acciaio inossidabile. Per esempio, produrre energia da fonti alternative, essendo usato per le pile a combustibile, la produzione di biogas e la ricerca sulla fusione nucleare. Dopo soli 100 anni dalla scoperta, l'acciaio inossidabile fa ormai parte del nostro quotidiano. Immaginate che cosa avverrà nei prossimi 100 anni.